Io non sono più a Bing da 5-6 mesi. Le cose che posso, delle quali posso parlare sono più così l'esperienza e il percorso di come è andata a finire da PowerSet a Bing, che poi delle cose particolarmente interessanti circa o l'industria o la compagnia Microsoft, quello che è. La cosa che invece secondo me era interessante era proprio quella del parlare delle cose che un percorso come questo ti insegnano, delle lezioni imparate, delle lezioni che ho imparato, non solo di quello che ho imparato circa l'ambiente dove mi sono trovato, Silicon Valley o gli Stati Uniti o le persone con le quali ho interagito, ma le cose che ho imparato circa me stesso. Mi chiamo Lorenzo Tione, in questo momento vivo fra New York e San Francisco. New York perché la mia occupazione al momento è che sono un produttore di un nuovo spettacolo che aprirà a Broadway molto, molto presto, un nuovo musical, ma questa carriera in realtà è una carriera abbastanza di recente data, nel senso che la mia esperienza precedente era quella di una diversa carriera imprenditoriale. Ho costruito una società quando mi sono trasferito negli Stati Uniti, in Silicon Valley, a una startup internet, un motore di ricerca nuovo con una tecnologia nuova alla quale avevo lavorato precedentemente come ricercatore, che poi venne acquistata da Microsoft nel 2008 e divenne una delle parti principali della tecnologia di Bing al rilancio del motore di ricerca. Arrivai in Silicon Valley dal Texas, dove mi sono laureato all'University of Texas in Austin in ingegneria informatica con computer engineering, e all'University of Texas in realtà ci arrivai attraverso un anno di scambio, quasi alla fine del mio corso di studi al Politecnico di Milano. Io sono nato e cresciuto a Milano, e all'età di 20 anni mi sono trasferito così d'un tratto per fare un anno di scambio dal Politecnico di Milano alla University of Texas, dalla quale poi non sono più rientrato e ho poi cominciato questo rimbalzare da una costa all'altra degli Stati Uniti, prima come imprenditore internet e adesso come produttore di uno spettacolo musical che aprirà proprio. Quando fai un percorso come questo, parti sempre con delle convinzioni e scopri delle cose che non avevi assolutamente idea. Io per anni, così quando ho fatto gli studi, prima gli studi liceali, poi gli studi universitari, io la cosa che pensavo fosse quella che mi motivava, mi piaceva, ero di talento, che è, era poi quella tecnica, la parte tecnica. E sicuramente è stata una componente enorme della mia preparazione, ma anche delle mie motivazioni nel fare le prime cose che ho fatto. Ma una delle cose che invece non avevo assolutamente idea e che ho scoperto è che anche più della parte tecnica, l'esperienza che mi ha colpito, motivato, lasciato poi energizzato, energetico al farlo di nuovo, è stato quello, io lo chiamo così, il percorso imprenditoriale, nel senso che è questo viaggio nell'ignoto da una prima idea, da un bazzico di un'idea fino al realizzarla, al farlo succedere, nel senso che poi gli imprenditori sono quelli che riescono da un'idea al farlo, to make it happen, farlo succedere. Oppure c'era, sai, un altro detto famoso che dice il successo è il 10% innovazione, il 90% perspirazione, sudore, quindi è proprio l'esecuzione e quel percorso attraverso il quale trovi altri che credono in quello che fai, che vogliono unirsi e lo vedi nascere, e ci vuole quella pazienza di lungo corso, dice, non essere così assolutamente concentrati sul risultato a brevissimo termine, ma avere un orizzonte un po' più lungo. Una sorpresa, non avevo assolutamente idea. Non è che sono uscito dall'Italia pensando vado a fondare una società, voglio fare l'imprenditore, ma l'esperienza è stata così soddisfacente, così
arricchente, nel senso che ho incontrato persone straordinarie che mi hanno creato un circolo non soltanto di supporto ma anche di amplificazione nell'ambito delle mie idee, delle mie possibilità, e è quasi una dipendenza, nel senso che poi più lo costruisci più lo vuoi continuare a nutrire e a stimolare questo tuo sistema di supporto e di impatto. Quindi è proprio è come se fosse un sistema nervoso, una cosa. E infatti è la ragione per cui adesso mi trovo a fare quello che faccio adesso, nel senso che sembra così diverso quello del produrre uno spettacolo nell'ambito dell'intrattenimento del teatro commerciale americano, ma la verità è che è un prodotto diverso, con un pubblico, una base di utenti, di consumatori che è diversa, con dei messaggi e delle tempistiche e dei vincoli che sono diversi, ma di fondo il percorso è lo stesso. Devi credere in quest'idea, nel valore, nel potenziale, nel potenziale impatto che ha, devi riuscire a convincere attraverso la tua passione, l'essere cristallino nel modo in cui la riesci a descrivere, a comunicare, riesci a coinvolgere altri, sia dal punto di vista del supporto finanziario, ma anche dal punto di vista che si dice non è, ci vuole un villaggio per farlo, nel senso che è un modo di dire americano, nel senso che non è una persona sola che riesce a compiere un feat di queste dimensioni, quindi hai bisogno poi di un vero e proprio team, ed è esattamente lo stesso tipo di attività, ma con la freschezza di una industria così nuova e così diversa, che riesci a imparare cose nuove tutti i giorni a sfidare sia le tue convinzioni, quello a cui magari avevi fatto prima o che intuitivamente nella tua esperienza ti direbbe, ma anche a sfidare le convinzioni e le abitudini di un'industria che invece ha sempre funzionato senza magari l'input e l'entrata di qualcuno che ha un'esperienza che viene da un ambito completamente diverso come il mio. Uno dei rischi più forti che anche gli imprenditori migliori fanno, e o i produttori, è quello del avvicinarsi così tanto all'idea e al progetto e al sentirsi così investiti nei dettagli, nei specifici dettagli, che poi te ne innamori così tanto e non diventi cieco e sordo a quelle voci, a quei segnali intorno a te che ti dicono: guarda che l'idea è buona, ma devi cambiare un po' qua e devi cambiare un po' qua. Se noi fossimo ad esempio nel contesto di questo di Allegiance, se fossimo io voglio pensare, voglio credere che noi lo stiamo affrontando in una maniera buona, positiva, intelligente, nel senso che non cerchiamo di ricordarci di non avvicinarci troppo ai dettagli, perché altrimenti le dinamiche della storia sono così diverse da quelle che erano 2 anni e mezzo fa, che se noi fossimo stati convinti che quella lì era assolutamente la dinamica giusta fra quei personaggi, fra quelle cose, fra questi, ci saremmo poi andati a finire in una trappola, in un buco dal quale non saremmo poi riusciti.